E là, ciao ragazzi, buonasera a tutti quanti, siamo arrivati al quarto episodio della Botteguccia dei Sigilli. Avrò un pochettino la voce giù, probabilmente qualcuno dei personaggi che ho citato settimana scorsa ha cercato di mangiarmi parte delle corde vocali, come fece Edmund Kemper con la madre, che gli stava molto simpatica. Io sono il Teo, nella botteguccia artistica Crack Apart, abbiamo Luca Tanesco con noi, che ciao ragazzi. Continuo a divertirmi a chiamare il boss, anche se lui non vuole essere chiamato il boss, ma lo faccio apposta in diretta. Che dire, siamo alla quarta puntata e sì. parleremo di parleremo di tante belle cose, Teo, questa sera. Tra l'altro vedo anche già un bel po' di persone collegate, tra cui anche Nello, che saluto e ricordo che è l'autore delle predirette, delle sigle, delle grafiche che vedete, loghi, insomma, è sempre presente, è sempre ben accolto. Infatti scrive anche già un commento con un piatto di fave e un buon Chianti. Esattamente. Sì, probabilmente sì. Esattamente. Allora, Teo, vuoi cominciare un attimo a dare qualche piccola pillola di quello di cui parleremo questa sera? È la prima puntata, abbiamo introdotto un po' di argomenti, questa sera andiamo sulla prima puntata che potremmo chiamare filosofico-provocatoria, anche se per noi è, credo, trasparenza, equilibrio, oggettività. Andremo a parlare della figura dell'eroe nella storia. Ovviamente non avremo la pretesa di trattare tutti gli eroi della storia reali o della fiction, però il concetto è capire che relazione c'è fra il concetto di eroe, l'ambiente in cui agisce, gli obiettivi a cui si rivolge e l'impossibilità, almeno dal mio punto di vista, di dare un giudizio all'eroe indipendentemente dal suo posizionamento sociale. Ecco, questo è quello di cui parleremo questa sera, detto in tre parole, e infatti il titolo è, insomma, un eroe è senza colore, senza in realtà neanche il punto interrogativo, perché secondo me, e credo con buona sicurezza anche secondo Luca, questa cosa è reale, insomma. Credo proprio di sì, e prima di partire con la sigla, Teo, l'unico augurio che faccio, ed è sempre quello che ho sempre fatto anche nella mia rubrica, è quello di porvi come dei fogli bianchi pronti per essere riscritti. Quindi, soprattutto in questa rubrica, dovete mettervi nelle condizioni di essere accoglienti a tutte le informazioni che arriveranno e che magari possono anche non piacervi, magari possono anche disturbarvi in modo anche molto forte. E tuttavia, se voi riuscite ad abbattere questa barriera pregiudiziale che tutti quanti abbiamo, ragazzi, c'è poco da fare, tutti abbiamo le nostre convinzioni, le nostre esperienze, i nostri schieramenti, ed è normale che sia così. Però per quest'oretta e qualche minuto che passerete con noi, che passerete col Teo e che avete già passato probabilmente col Teo, provate a fare questo tentativo, quindi di porvi come dei fogli bianchi pronti per essere riscritti.
e siate accoglienti, anche se alcune informazioni possono fare male. Teo, andiamo con la sigla? Andiamo con la sigla e ci vediamo fra 20 secondi. Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo parlato a lungo, soprattutto io e Luca, come io e qualche altro amico, insomma, nella mia vita, di come poter imporre o non imporre un giudizio morale, etico, storico a un personaggio che rappresenta un eroe per la propria categoria sociale, per l'ambiente in cui vive, per una certa, un certo momento storico, ecco. E credo di aver trovato io personalmente, con Luca e con altri amici, l'impossibilità di dare un giudizio univoco, oggettivo, al valore delle imprese di un eroe, a meno che non si decida di connotarlo, di unirlo in maniera assoluta con l'ambiente in cui questo eroe, nell'ambiente insomma, cui questo eroe si è sviluppato e rappresenta. Luca ha fatto una introduzione, secondo me, importantissima in relazione alla questione dell'essere dei fogli bianchi. Ovviamente non è un riferimento al fatto che noi andremo a darvi delle nozioni che dovranno essere riscritte assolutamente su quelle che sono le vostre abitudini, consuetudini, eccetera, ma la questione è che trattare un eroe nel suo ambiente sociale e nel periodo storico in cui si è manifestato è ovvio che potrà portare, lo vedrete con noi stasera, a definire eroe persone che normalmente non crederemmo di poter definire tali. Però per noi è importante, perché quante persone hanno, per esempio, modificato la realtà, versato sangue, fatte rivoluzioni, cambiate forme di governo, purtroppo messo a morte persone, causato la morte diretta o indiretta di una serie di persone, di tantissime persone, e hanno fatto però anche dei capolavori eccezionali, rivoluzionari. Questo indipendentemente dal loro posizionamento. Io, attenzione, qua questa sera non parleremo solamente di rosso e nero, ok? Non è questo il punto, non è una questione semplicemente politica, ecco, è una questione proprio di inserire nel novero degli eroi persone veramente molto diverse. Certo, e poi giustamente sottolineo il fatto del contesto, sia storico che sociale, quindi analizzerai tu e io ti farò più che altro delle domande, perché ovviamente ripeto sempre che tu sei, dal punto di vista culturale, molto molto più ferrato di me in questo senso. E lasciate proprio da parte i concetti di polarizzazioni, giusto o sbagliato, bello o brutto, piacere o non piacere, lo ripeto ancora una volta perché è doveroso, potrò ripeterlo ancora altre volte durante la serata, ma è necessario farlo. Teo, da dove cominciamo? Anche perché, scusami, un'altra piccola, anche perché mi ricollego ancora, è come se facessi, e questa cosa mi piace, un collegamento con tutte le puntate che sono già avvenute, per ora sono tre, e pian piano questa cosa secondo me avverrà, perché è questo il filo conduttore, quella maledetta divisione in bello, brutto, bianco, nero, rosso, nero, giusto, sbagliato, eccetera, è qualcosa che fa estremamente, che è estremamente funzionale al nostro non trovare un posizionamento di equilibrio nella realtà in cui viviamo, in quel poco di vita che abbiamo. Esatto. Davanti. Quindi secondo me questo è importante. Da dove partiamo? Io partirei da ciò che facevi tu in Soul Kitchen, cioè andrei innanzitutto a vedere, ho preparato una piccola
una piccola immagine, chiamarla slide non ha neanche senso perché è un singolo foglio, però sono andato a ricercarmi semplicemente che cosa è il dizionario da Google, quindi potete andare a ricercarlo voi con tranquillità, ci dice della parola eroe. Quindi una persona che per eccezionali virtù di coraggio o abnegazione si impone all'ammirazione di tutti. Oppure essere semidivino, per la mitologia classica, figlio di un mortale e di una dea, cui una stirpe attribuisce gesta prodigiose o a proprio favore. Sono andato a ricercare alcune definizioni aggiuntive e ho messo anche una ricerca relativa al fatto che andiamo a chiarire immediatamente che può trattarsi di una persona o di un personaggio immaginario che di fronte all'avversità difende il bene comune o altrui con opere di ingegno e di coraggio, essendo anche disposto all'estremo personale sacrificio. E ho inserito le quattro termini fondamentali, onore, gloria, amore, orgoglio, che sono i quattro termini che possono essere univocamente regalati, ecco, alla figura dell'eroe, alle motivazioni della sua azione, senza dargli una connotazione. Perché già l'idea di dover inserire il termine eroe, antieroe, eroe, cattivo, snatura il concetto, secondo me, di eroe, perché una persona che per eccezionali virtù di coraggio e abnegazione si impone all'ammirazione di tutti, è ovvio che quei tutti non possono essere tutte le persone al mondo, devono essere evidentemente riferite all'ambiente, al periodo storico in cui questa persona ha agito e le motivazioni per le quali ha agito. La botta più grande che io vi do immediatamente, ma l'avete visto dalla copertina e poi incominciamo a parlare, insomma, noi in copertina abbiamo messo questo signore qua, che credo sia universalmente conosciuto, però diremo di questo signore qua delle cose, secondo me, che non vanno a scalfire la sua dimensione di eroe, ma vanno per esempio a ricollocarlo in maniera differente rispetto a quello che normalmente ci si aspetta quando si parla di Ernesto Che Guevara. Sulla copertina, per chi ha visto, abbiamo inserito anche un personaggio che è completamente differente da quello che normalmente si può definire come eroe. Il problema è che in un Sud America in cui le vie per lavorare al servizio eventualmente dei vari controlli nordamericani piuttosto che delle dittature che servivano eventualmente il Nord America, e un livello tecnologico decisamente sotto dimensionato rispetto all'Occidente, e un ambiente in cui la tua nascita probabilmente immediatamente segna l'appartenenza a questo o quell'altro cartello, perché il narcotraffico diventa una delle principali, se non la principale, l'unico modo per sopravvivere. Nel momento in cui questa ricchezza che è creata dal narcotraffico può andare a generare delle opere di bene per il pubblico e per l'ambiente in cui vive, non crea meraviglia il fatto che un personaggio come Pablito Escobar possa essere stato considerato un eroe. Sempre, ripeto, come ha già detto Luca, cerchiamo di tenerci sulla definizione di eroe, perché questo è estremamente importante. E nel contesto, perché non vogliamo dare connotazioni alcune a questa cosa, ed è ovvio che lo facciamo, ragazzi, è ovvio che lo facciamo per provocare, per dare un pochettino, per mettere un po' di pepe, perché siamo la botteguccia dei sigilli. L'ultima puntata ho parlato di cannibali, di gente che mangia lingue, che mangia fegati pur facendo ballare, cioè nuotare le papperelle dentro una vasca in cui si dissangua la persona a cui hai appena tagliato il pene ed è stato mangiato in comune fra, ok? Cioè è ovvio che stiamo andando a provocare. Però è fondamentale, perché la provocazione dovrebbe condurre anche voi, spero, a collaborare con noi, ecco, a farvi delle domande e a porci delle domande eventualmente. Il terzo
personaggio che abbiamo messo in copertina probabilmente è quello che normalmente provocherebbe la maggior quantità di cosa stai dicendo? Non è possibile. Impossibile, certo. Il problema è che questo personaggino qua con questo diciamo questa posa decisamente monarchica, potremmo dire, è stato uno dei gerarchi più efficienti, più efficaci, più intelligenti, più tatticamente importanti, più sfrenati ovviamente dal punto di vista della violenza del nazismo. Questo personaggio è Reinhard Heydrich, il macellaio di Praga, un personaggio che creò assieme ad altri tre o quattro personaggi l'idea del genocidio programmato e strutturato degli ebrei, un personaggio che però all'interno del nazismo, per il proprio comportamento, per l'affidabilità, per il tipo di morale che dava alle sue truppe, per il carisma messo in atto momento per momento e per effettivamente l'efficacia del suo operato agli occhi dell'ambiente in cui lavorava, è difficile non poter definire un eroe. Ha fatto anche una morte da eroe, la racconteremo, che non è assolutamente lontana dalle morti da eroe che hanno fatto un sacco di persone che vengono normalmente considerate positive a tutti gli effetti. Non ci si può trovare nulla di positivo in realtà in quello che viene fatto da un gerarca nazista che ha provocato la morte di milioni di persone, ma nel suo operato i termini che abbiamo tirato fuori prima di difende il bene comune. Qual è il bene comune? Quello del nazismo in quel momento. Con opere di ingegno e coraggio, essendo anche disposto in questo caso all'estremo personale sacrificio, ecco, il signor Reinhard Heydrich assolutamente entra di diritto in questo novero, secondo me, come ci entrano le due persone che lo hanno assassinato, ovviamente, perché hanno effettivamente deciso di dedicare la propria vita ancora giovane a questo avvenimento, insomma, a questo scopo. Esattamente. Come si chiamano, scusa Teo, questi due? Si chiamano Jan Kubis a sinistra e Josef Gabčík, due persone che aggredirono la decapotabile, poi insomma vedremo, di Heydrich, l'aggredirono a colpi di mitra e con una bomba a mano e poi scapparono e furono consegnati alla polizia di Praga sotto il controllo del nazismo e furono catturati all'interno di una chiesa da cui tentarono. Quindi furono una sorta di kamikaze, se vogliamo, ecco, dei tempi. Sì, allora c'è da dire, hanno tentato anche con l'appoggio dei servizi segreti, o meglio delle SAS, dei gruppi di assaltatori scelti inglesi, hanno tentato di non rimetterci in realtà la pelle, ovviamente, e avevano una preparazione eccezionale, erano due membri della resistenza, ma nel momento in cui andarono poi a nascondersi in una chiesa che pensavano essere terreno, come dire, protetto, amico, esatto, terreno amico, come tante altre volte scopriremo che in realtà, guarda caso, all'interno di una chiesa non è necessario, ecco, non è sicuro che si trovi terreno amico, ecco, come dire, perché ci fu ovviamente una strana collaborazione fra la polizia, le SS tedesche e la consegna, cioè e la chiesa per la consegna di questi due rivoluzionari. Perché a tutti gli effetti erano rivoluzionari che difendevano il loro di ambiente eroico, ecco, e non certo per un guadagno personale. Un'altra cosa che unisce l'eroe, tutti gli eroi, è che tendenzialmente quello che almeno noi prendiamo in considerazione qua è il non avere un obiettivo di bene personale, ecco, di guadagno personale, ma di guadagno per la comunità e per l'ambiente sociale da cui provengono.
Eccoci qua. Che è giusto sottolineare questo concetto, cioè non importa poi se il contesto, la comunità di cui stai parlando vi possa piacere o non vi possa piacere, esatto. Ma il concetto di base è questo, ecco. Bene, abbiamo fatto una bella carrellata, direi. E da chi ripartiamo? Ma allora io partirei da qualcuno che è molto importante nella storia recente, magari non è famosissimo, tristemente è diventato molto più famoso per il suo amore per quella signora che molti di voi credo riconosceranno lì a sinistra, che è Oriana Fallaci, scrittrice e mi verrebbe anche da dire ideologa di una serie. Az, ci sono proprio tutti, ci dice Mike. Sì, ci sono quasi tutti. Mike. Esatto, no, in realtà no, infatti volevo proprio dirlo. Però magari ci facciamo una seconda puntata, anche perché probabilmente una non basterà su questo concetto che è infinito. Ho cercato di, diciamo, mettere in lista qualcuno, cioè un po' di persone che potessero in qualche modo fornire un discorso bilanciato. Il marito, il compagno di esattamente Silvania, sì, il compagno di Oriana Fallaci, Alekos Alexandros Papadopoulos, che è il è stato un combattente della resistenza, che può essere definita una resistenza con ideali a matrice anarchica, socialista e democratica sotto la Grecia dei colonnelli, è stato un personaggio, sì, Panagoulis esattamente, è stato un personaggio che ha rappresentato quello che normalmente all'interno della comunità occidentale in cui siamo abituati a crescere e siamo abituati a prendere le mosse per un avvaloramento del concetto di eroe, è probabilmente uno dei più accettabili, nel senso che ovviamente poi in un'Italia post-fascista, in un'Italia in cui un signore come Sandro Pertini, che vedete qua insieme a Panagoulis, è un considerato anch'egli un eroe a causa della sua militanza all'interno della resistenza italiana, ovviamente è un personaggio che viene universalmente riconosciuto come un personaggio di valore positivo. Ecco, noi vorremmo esattamente eliminare questo concetto, perché innanzitutto lui ha combattuto per il proprio popolo, per la propria identità, per l'ideale di una Grecia libera, e ha fatto un sacco di anni di carcere e per di più ci ha rimesso le penne, come spesso accade e come accade anche ai tempi nostri, con uno strano incidente d'auto. Ce ne sono stati di personaggi in Italia e continuano a essercene ancora oggi, come ce ne sono in tutto il mondo, che perdono la vita per strani incidenti dopo aver avuto una vita turbolenta dal punto di vista politico e combattente. Sicuramente una persona che ha usato una resistenza anche armata nei confronti della Grecia dei colonnelli, ha cercato di fare una ricerca di tipo giornalistico sul legame che c'era fra alcuni vecchi militanti del regime dei colonnelli e la nuova democrazia greca, e a quel punto, guarda caso, ha avuto questo incidente d'auto. Io qui non voglio andare oltre, perché immaginerete voi che gli incidenti d'auto accadono molto spesso anche oggi, ne accadono tantissimi. Il libro Un uomo della Fallaci, in relazione parzialmente al suo rapporto, ma in relazione a quello che è l'identificazione del personaggio Alekos, secondo me è esattamente la rappresentazione di quello di cui noi stiamo parlando stasera. Quindi Un uomo potrebbe essere tranquillamente sostituito con Un eroe. Parto da lui proprio perché l'idea è quella che non conta questa sera e non deve contare la posizione eventuale politica, né mia, né di Luca, né vostra, né di nessuno. È una questione di riconoscimento dell'eroe.
e Alekos indiscutibilmente è una persona che rimarrà nella storia indipendentemente dalle sue posizioni, cosa che sono posizioni che tendenzialmente vengono riconosciute universalmente positive nel nostro Occidente, così come vengono riconosciute universalmente positive le posizioni, il combattimento, l'istinto rivoluzionario, le azioni del Che, di Ernesto Che Guevara. Ho preso... Tra l'altro ricordo, scusa che ti interrompo Teo, sì, che lo si trova nei più importanti viali di località marittime durante la stagione estiva, su t-shirt, portafogli, esatto, palloni da calcio, insomma qualsiasi gadget che possiate immaginare, ecco, giusto per capire anche la notorietà e il risalto anche mediatico che ha avuto questo personaggio. Esatto. E tu dici che c'è una sorta di... Ma io ho detto solo quello che vedo quando passo a Jesolo di sera e vado a mangiarmi una pizza. Ma Jesolo... andate a Jesolo tutti e provate a vedere anche voi, insomma. C'è anche Jim Morrison, per carità, c'è Jimi Hendrix, poi ci sono anche i Creedence Clearwater Revival a volte, e c'è sempre. sempre. È la cosa più... secondo me il Che c'è, è come Dio c'è sui cartelli, il Che c'è. Però, come dire, il Che, io ho preso questa prima foto non perché non se ne possano prendere tante altre, a parte quelle più classiche, insomma, da maglietta, da t-shirt, o alcune che sono meravigliose, tipo questa, insomma, altre un po' meno belle, che sono quelle relative, insomma, alla morte del Che. Però, come dire, io ho preso questa qua perché nessuno può obiettare nulla, almeno dal mio punto di vista, che il personaggio che c'è lì di fianco, che si chiamava Fidel Castro, evidentemente è un personaggio che ha sicuramente preso le mosse da un'associazione con il CE per creare, ragazzi, sarà anche vero che c'era una parità, c'era una sorta di amicizia e fratellanza globale a Cuba, tutto quello che si vuole, perché poi i cattivi americani e dall'altra parte i cattivi russi, perché sono tutti cattivi poi, no? Di fronte a cattivi russi che danno i missili, cattivi americani che attaccano, sono tutti cattivi, mentre il povero Fidel era un tozzo di pane. Ecco, chiaramente il Che è passato alla storia con un fondo rosso, perché quello è il risultato della sua battaglia. Però io posso dire con certezza, perché lo so di persona e perché è possibile ritrovarlo in ricerche online, che il Che, in termini di combattente che ha rifiutato un'origine borghese per mettere il proprio... la propria verve di eroe al servizio di un combattimento per i deboli, di un combattimento per il popolo, viene considerato un eroe anche in taluni ambienti di destra. Questo perché evidentemente per certi aspetti si riesce a fare questa sorta di lavoro che secondo me stiamo cercando di fare noi questa sera, cioè cercare di riconoscere al CE un onore di tipo eroico che va oltre il posizionamento politico, esatto, che è passato alla storia. È ovvio che i movimenti neofascisti che per esempio inneggiano all'allontanamento dai principi borghesi e dai principi di una globalizzazione occidentale troveranno nell'abnegazione del CE qualcosa di positivo, è innegabile, ma questo non deve essere considerato secondo me come un giudizio negativo nei confronti di queste idee, di questi movimenti di destra, deve essere considerato come una trasparenza, come oggettività nel valutare il personaggio del CE, che fin troppo finisce sulle magliette, anche se è abbastanza ovvio, ovviamente, di sfondo rosso.
però questo è abbastanza normale. La cosa, secondo me, più tragica è che, indipendentemente, da, ripeto, dai posizionamenti politici, la cosa tragica è, per esempio, che Trotsky, eroe della rivoluzione russa, così come Lenin, personaggi che hanno avuto dei posizionamenti anche, secondo me, ambivalenti in funzione del futuro del socialismo, Trotsky non avrebbe decisamente mai pensato, mai voluto, mai sperato che la Russia socialista e collettivista si trasformasse in una dittatura che mandava milioni di persone in Siberia piuttosto che tagliarle a pezzi, eccetera, ovvero stalinismo. È probabile che il CE non avrebbe probabilmente sperato, ecco, in una forma di governo dittatoriale come quella di Fidel Castro. Voglio chiudere qua perché non voglio poi insomma esagerare, però bisogna riflettere su questa cosa. Il CE è morto probabilmente tradito, Leon Trotsky è morto a picconate in Messico, c'è sempre una mano della dittatura in una maniera o nell'altra che gli eroi li fa fuori, indipendentemente dal colore. Teo, ti posso interrompere che è arrivata una domanda di Silvania che scrive, sì. E ci aspettavamo anche una serie, insomma, di domande di questo tipo, perché ci stanno, insomma, in una rubrica come questa, poi te al massimo mi dici se vorrai rispondere dopo, oppure adesso, però insomma io, e ovviamente poi Silvania, se vorrai correggere quello che sto per dire, correggi pure, anche perché non è facile comunque comunicare con qualcuno che scrive, noi che possiamo parlare e dire fondamentalmente tutto quello che vogliamo, quindi se sì, interpreto male la tua domanda mi scuso già in anticipo. Comunque nella tua domanda io ci leggo già un giudizio, nel senso che io... vedo che tu stai cercando di chiedere, bene, ma allora come fai a definire una persona che ha ammazzato delle altre persone come un eroe? Ecco, io questo è quello che riesco a intelleggere in questa domanda, non so te, Teo. Se non è così, siccome ho già visto, tra l'altro, che Silvania ha fatto degli interventi anche interessanti in altre puntate, nei primi episodi che abbiamo fatto, se non è così... Mi piacerebbe che venisse specificata meglio e che si tenesse in considerazione, lo ripeto di nuovo, il fatto che noi stiamo facendo una puntata che parla di eroi in senso oggettivo, in senso assoluto. Stiamo cercando, e ho anche detto, no, ma Silvania, adesso vedo, sto scherzando, dai, guarda che noi vogliamo questo, cioè l'idea... Io ho deciso con Luca di fare una puntata e di mettere ogni tanto questo tipo di contenuti proprio per riuscire a ottenere un dialogo su questo tipo di argomenti. È ovvio che quello che stiamo facendo è più che parzialmente una provocazione, però il problema è da dove arrivano i morti? Quali sono i morti? Non esistono all'interno della storia di un eroe dei morti sempre e comunque? Come si fa a definire che un morto vale di più di un altro? Tendenzialmente... E perché ci sono i morti? Poi alla fine, se ci sarà tempo, mi piacerebbe anche parlare degli avvenimenti di questi giorni, terribili, terrificanti sicuramente. Assolutamente. Poi Teo, volevo anche sottolineare il fatto di quanto tempo ci abbiamo messo a mettere in piedi questa rubrica, anche per le nostre titubanze, nel senso lo facciamo, non lo facciamo... Parliamo di queste cose, provochiamo, non provochiamo, mettiamo un po' di pepe. Quindi non è stato facile neanche per noi comunque arrivare fino a qui, soprattutto per il Teo, che è insomma, il conduttore principale. Ecco, chiusa la parentesi. Assolutamente. Poi adesso in particolare, guarda che Silvania non ti abbiamo anche qui, guarda che quella di Luca, e in questo caso parlo io per lui perché sono sicuro di stare dicendo, di interpretare quello che lui dice. Noi non volevamo definire una, come dire, dare a te a tua volta una etichetta, ok, del hai giudicato. Non è questo il punto, è capire. Intanto volevo capire esattamente a chi ti riferissi, perché mi immagino che tu possa riferirti a Escobar, però ci si può riferire. Io allora devo dire una cosa,
E qui la rifaccio io la provocazione, ma perché sono, come dici, il conduttore e perché ho ideato questa cosa. Io vedo in questo elenco di persone, da questa foto, in questa foto vedo un sacco di morti provocati. E vedo un sacco di morti, e non c'è un cazzo da fare. Cioè, nel senso che indipendentemente da quella che è l'Italia oggi, in questa foto ci sono un sacco di morti. E indipendentemente da quello che posso pensare o non pensare io. Esatto. Da quello che posso percepire o non percepire io. I morti ci sono stati. In questa foto ci sono una valanga di morti. In questa foto ci sono una valanga di morti. Qui c'è un morto. Tra l'altro qui c'è un morto che è quello che ha fatto una valanga di morti, e c'è della gente che se la ride con i fucili dopo aver provocato un morto. In questa foto non ci sono morti. Dopo diremo chi è. In questa foto ci sono dei morti perché era un soldato. In questa foto non ci sono morti se non quei morti cerebrali, perché Julius Evola è stato un grande scrittore, quindi morti cerebrali ci sono perché probabilmente sono stati parzialmente provocati. In questa foto ci sono una marea di morti. Ebbene, però il concetto è veramente c'è una marea, ci sono una marea di morti dappertutto. E tutte queste persone hanno colori e posizionamenti diversi. È un po' questo il discorso che stiamo facendo, ecco, che vorremmo fare. Quindi nessun tipo di giudizio nei tuoi confronti, Silvania. Anzi, è ricchezza per riuscire a confrontarci e mandare avanti la trasmissione. Beh, grazie per avere permesso. Cioè, abbiamo aperto una digressione proprio non da nulla, insomma, ecco, grazie a questo intervento. Comunque, appunto, dicevo, se l'interpretazione era sbagliata, appunto mi scusavo in anticipo, quindi riconfermo quanto detto. Guarda qua, anche il CEO Ucraino ne ha tanti, per esempio, Gaetano ci dice ogni eroe i suoi morti, Morgana, che saluto caramente, ognuno ha i suoi morti, troppi rimasti in silenzio, assolutamente, da tutte le parti, tra l'altro tanta gente che da quelli che oggi vengono considerati universalmente, per esempio in Italia, non specifico oltre, ma vengono considerati degli eroi universali della storia degli ultimi 80 anni della nostra Italia, hanno stuprato e ammazzato con libertà una marea di persone. Ma la grande proprio, e questo è scritto sui, non è scritto sui libri di storia perché lo si trova poco sui libri di storia, però la realtà dei fatti è questa. Poi vabbè, abbiamo il nostro Mike che fa sempre le sue varie ed eventuali, molto colorite. Che dire, Sei fermato comunque su questa foto. Io adesso non lo so se volevi andare avanti con qualcos'altro, però non lo so, è un caso che ti sei fermato proprio qui? Ma mi sono fermato intanto perché devo dire la verità, io ogni volta che guardo questa foto mi sembra una foto di una sitcom, e qui riconoscete il Teo, Crack Apart, conduttore di questa rubrica, perché francamente anche le cose più trash e le cose più grottesche che mi fanno ridere, io dico che mi fanno ridere. A me sembra di vedere innanzitutto Johnny Depp a destra, Robert De Niro a sinistra, due soldati americani di fianco a uno degli assi dell'aviazione più grandi di tutti i tempi, uno dei criminali più grandi di tutti i tempi, un ladro d'opere d'arte incredibile, Hermann Göring, una delle persone più importanti del regime. A me fa ridere questa foto perché ha una faccia da donnola meravigliosa Göring in questa foto, e i due soldati sembrano quasi quasi essere, soprattutto Johnny Depp a destra sembra quasi essere fiero, magari è una mia interpretazione, ma l'hai detto anche tu Luca, sembra quasi essere fiero di essere ripreso in questa foto con... ne abbiamo parlato anche nel fuori onda, proprio perché questa è proprio l'impressione che mi arriva, cioè sembra quasi che sorridano tutti come se fossero in posa proprio per la foto. O esatto. Per un'altra foto probabilmente, perché stanno guardando da un'altra parte. Probabilmente sì. Hermann Göring, uno dei personaggi più noti del regime nazista, in realtà non volevo dedicargli molto tempo perché era un'altra la persona a cui volevo dedicare tempo, sempre nell'ambito del concetto di eroe, anche perché Göring è una di quelle persone che ha svicolato il più possibile nella realtà dei fatti, non è stato propriamente un eroe. È stato un eroe fino alla Prima Guerra Mondiale, nel senso che in questa veste è stato un eroe dell'aeronautica tedesca, secondo probabilmente solamente al barone von Richthofen, che tutti voi conoscerete e avrete sentito nominare come il barone rosso.
una quantità di abbattimenti in volo eccezionale. Adesso non ricordo il numero, ma è un eroe di guerra incredibile, Göring. E anche lì, eroe di guerra, io normalmente sono abituato a vedere arrivare qualcuno che abbia un posizionamento politico di un certo genere e che mi venga a dire: vabbè, eroi di guerra, questo ha ammazzato della gente con gli aerei. Sono stati fatti dei bombardamenti sulle città tedesche con dei materiali indegni che bruciavano vive le persone a pezzi, fra cui anche i bambini tedeschi, durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo accade dovunque. Se dobbiamo fermarci all'idea del fatto, ancora una volta, del sono stati provocati dei morti e come, io allora incomincerei dal napalm degli Stati Uniti, in Vietnam, cioè incomincerei da dopo invece che incominciare da prima. Quindi quello è un discorso che secondo me non ha molto senso. Io penso, Teo, che ormai il concetto sia abbastanza chiaro, insomma, che la violenza non ha colore No, la e non ha violenza bandiere. non ha colore e non ha bandiere, purtroppo lo continuiamo a vedere anche in questi giorni e non c'è niente da fare, indipendentemente da tutto, da che colore abbia il criminale, appunto. E magari poi i criminali di un certo livello, chi lo sa, magari hanno un'unica mano, magari c'è qualcuno che finanzia tutti per tenere sempre tutti in guerra, anche questa è una cosa che deve essere considerata. Il signor Heydrich, che vedete qua, Reinhard Heydrich, personaggio controverso, il killer di Praga, il macellaio di Praga, un personaggio che ha studiato alla conferenza di Wannsee con gli altri personaggi, come per esempio questo altro simpaticone qua di Himmler, questo figlio di burocrati, ultracristiani a sinistra, una delle persone peggiori, capo delle SS in Germania. Ha elaborato effettivamente quella che viene definita la soluzione finale. Ovviamente le responsabilità se le sono prese tutti, no, non è vero, non se le è prese quasi nessuno, nel senso che tutte le persone che hanno firmato quei documenti o si sono suicidati o si sono dati la macchia. Reinhard Heydrich è uno dei pochi che la responsabilità se l'è presa. Anche qui è stato un organizzatore e viene considerato un eroe nel movimento nazista per tutta la sua carriera organizzativa e gestionale, ed è considerato un eroe nel ricordo nazista perché fu aggredito dai due resistenti polacchi che abbiamo visto prima sulla sua decapotabile a Praga. In primavera uno dei due sparò con un mitragliatore, mentre l'altro gli fece rotolare una bomba a mano sotto la decapotabile che vedete lì, sventrando anche il signor Heydrich, che però, nonostante tutto, si alzò dalla decapotabile, tirò fuori la sua Luger Parabellum e incominciò a sparare in maniera convulsa ai due attentatori, per accorgersi solamente alla fine del caricatore di avere il fianco completamente squarciato e poi cadere per terra, insomma, in preda al dissanguamento. Mi ricorda una scena di un noto film degli inizi degli anni Ottanta, no, Teo? A me ricorda, non so, a questo punto non so, però a me mi è venuto in mente Scarface, però non so. Ma potrebbe anche essere. Però non, in questo momento non sto cogliendo, ma allora non provo perché potrei sbagliare più volte È il tuo. proprio quello, è proprio Ah, quello. Non sono sicuro sugli inizi degli anni Ottanta, ma credo di sì. ok. Comunque il film è Sì, quello, ovviamente. assolutamente. E ci sono personaggi che, ecco, c'è una bella cosa all'interno del mondo degli eroi, che nel momento in cui sono troppo lontani per essere giudicati dalle posizioni politiche classiche, e qua diciamolo, della sinistra e della destra, allora gli eroi diventano subito degli angeli o dei demoni, indipendentemente da ciò che hanno fatto, perché è universale, ovviamente, la connotazione che gli viene data. E allora, un personaggio come il re del VII secolo avanti Cristo, Nabucodonosor II, che qua vediamo rappresentato
in una moneta con della scrittura cuneiforme e in una classica scultura dei tempi babilonesi. Esatto, Morgana, Scarface 1983, Brian De Palma. Quando sono nato io. Ok. E il signor Nabucodonosor II è stato, oltre che un enorme condottiero, un imperatore estremamente illuminato all'interno del mondo babilonese, è stato l'ideatore, il creatore, lo sviluppatore dei giardini pensili di Babilonia, è stato un condottiero che ha incontrato in battaglia per due volte gli egizi sconfiggendoli, quindi non pizze fichi, come dire. Questo è un personaggio che, situandosi al di fuori della dinamica sinistra-destra storica classica degli ultimi 100 anni, può essere considerato un grande, ok? Può essere considerato universalmente un eroe a tutti gli effetti. Cosa che normalmente ovviamente non può, non viene considerato tale, cioè non viene considerato, viene utilizzato questo metro di giudizio ovviamente per il nostro amico, esatto, Pablo Escobar. Pablo Escobar, bisogna analizzare le cose anche qui, al di là del concetto di eroe, bisogna analizzare le cose dal punto di vista oggettivo. Io qui continuo a martellare quello che diceva anche Luca nel suo Soul Kitchen, cioè questo è fondamentale, perché che cosa ha fatto nella sua vita Pablo Escobar? Una marea di male e una marea di morti, ma proprio tanti. Quali erano le due vie fondamentali attraverso le quali Pablo Escobar riusciva a far arrivare le sue tonnellate di cocaina negli Stati Uniti? Prima di tutto un appoggio a Panama, un appoggio su Noriega, un appoggio quindi su un personaggio che, come spesso è accaduto nella storia dell'uomo moderno, prima è stato, come dire, addestrato, supportato con grande amicizia dalla CIA, e poi, guarda caso, per qualche motivo di tipo geopolitico è diventato inviso agli Stati Uniti e quindi è stato fatto cadere. Questa cosa è successa, mi sembra, anche in Iraq, come in tanti altri posti, ecco, nella recente storia. Uno dei punti fondamentali, così come Nicaragua, erano alcune delle teste di ponte tramite le quali quest'uomo riusciva a far arrivare la cocaina negli Stati Uniti a fiumi, letteralmente. Per cui evidentemente il fatto che ci fossero delle amicizie anche all'interno del mondo, fra virgolette, progressista americano, fino poi allo scontro potente con il primo Bush, evidentemente in una qualche maniera per far arrivare i suoi morti, ecco, negli Stati Uniti, figuratamente, l'ha trovata anche attraverso quei canali che sembravano essere, non dico legali, non dico belli, ma sicuramente appoggiati dagli Stati Uniti stessi. Ha avuto una breve carriera politica in Colombia, è sicuramente stato un assassino sanguinario, ha provocato la morte di una marea di persone sia all'interno dello Stato colombiano che ovviamente di avversari nel narcotraffico, eccetera, ma contemporaneamente ha sviluppato anche dei progetti di riqualificazione, ha sviluppato e fatto dei portato a termine dei progetti di riqualificazione nei barrios, oltre a influire attivamente sull'impiego di persone a Medellin, e non nel senso che le faceva lavorare per sé, con quel modo di dire tipico di Pablo Escobar, o plata o piombo, cioè o ti fai corrompere con i soldi oppure arriva il piombo. Ecco, non era quello. Ha effettivamente costruito la strada per avere delle nuove colture, la strada per ridare energia
al commercio una strada che passava innanzitutto dai contatti e dai soldi del narcotraffico. Su questo non c'è alcun dubbio. Il problema è che ancora oggi Pablo Escobar viene considerato da una buona fetta della popolazione colombiana come un eroe. Il motivo per cui viene considerato come un eroe è sempre definito all'interno di quello che abbiamo detto finora, cioè il considerarlo all'interno della sua, del suo tempo, della sua nazione e di ciò che anche di positivo ha fatto. E quella cosa che ho già ribadito e che voglio ribadire: non esiste un essere umano con picchi più alti e più bassi che riesca effettivamente a essere definito totalmente buono o cattivo, o una vita sì, totalmente buona o cattiva, ecco. Puoi far vedere anche l'altra foto? Mi sembra che di vederlo anche un pochino più sotto, giusto per... eccolo qui, perché magari qua... molti lo ricorderanno meglio con il baffo. Qua è durante quella breve militanza politica, tra l'altro nel Partito Liberale Rivoluzionario Colombiano, una delle formazioni politiche più a sinistra, ecco, che si potessero trovare in tutto il Sud America. Insomma, certo non un bel personaggio, cioè si parla di una persona che ha fatto migliaia e migliaia e migliaia, giustamente Gaetano ci dice a Medellin è un eroe, lo pregano pure, come Maradona mi viene da dire, però non evidentemente a Medellin, Maradona intendo, però magari in altri posti dove... In ogni modo c'è un rapporto fra legalità e illegalità che spesso è obbligato dall'ambiente in cui si cresce, non necessariamente scelto, ecco, per molte delle persone. Vero. Quindi... Sì. Vai, scusa Teo. No, guarda, in realtà spengo il microfono perché sono una persona parzialmente cattiva ma anche simpatica e mi devo soffiare il naso e non vi voglio turbare le orecchie. Per sì, cui, faccio, ecco, mi permetto di fare un intervento poi anche alla luce di tutto quello che ci siamo detti questa sera e sulla base anche di quello che stiamo vedendo, gli avvenimenti dell'attualità di cui ho accennato prima, quello che sta succedendo in Palestina. Io quello che sto vedendo, mi è capitato insomma in questi giorni di guardare anche qualche spezzone di trasmissioni televisive, e ovviamente il fenomeno a cui si assiste, come ogni volta in cui c'è un aggredito e un aggressore viceversa, o comunque due schieramenti in competizione tra di loro, in antitesi tra di loro, le persone tendono a prendere per l'appunto una posizione. Io sto dalla parte di questi, io sto dalla parte di quest'altri. E quello che manca, e continuo a notare, è il cercare di capire perché avvengono queste cose. E quando si parla appunto di cercare anche di parlare con il nemico, è un termine che a me fa schifo, però è per farmi capire, e gli altri dicono no, non si può parlare con il nemico. Ecco, chi parli allora? Con gli amici? Cioè, è facile parlare con gli amici, è proprio lì che bisogna andare per capire il motivo per cui accadono queste cose. Esatto. Però purtroppo i processi che avvengono alla luce di questi avvenimenti, ripeto, a mio avviso terribili, oggettivamente terribili, perché stiamo parlando di bambini morti, sgozzati per le strade. È avvenuto l'altro ieri, mi sembra, o l'altro ieri, adesso non mi ricordo precisamente. Chi è che mi preclude la possibilità di andare a capire perché questi sono così incazzati, anziché dire sono tutti degli stronzi assassini, che probabilmente lo sono, ma perché non bisogna capire cos'è che odiano tanto del mondo occidentale questi qui? Perché non posso andarglielo a chiedere, andare a cercare di comunicare? Oppure addirittura portandolo all'estremo questo discorso, cercare proprio di andare a capire se per caso, e vabbè, e questa è la parte più gomblottista del Teo, però se non c'è probabilmente da tempo, da chissà quanto tempo, una mano unica che arma da una parte, arma dall'altra, arricchisce da una parte, arricchisce dall'altra, fomenta gli animi da una parte e dall'altra per ottenere uno stato di guerra, di paura e di aggressione
continuativa indipendentemente da tutto, perché cioè, io allora qui faccio outing e non l'outing che pensi tu, perché no, non è quell'outing lì. Però, assolutamente no, allora il punto è, parliamoci chiaro, nella maggior parte dei casi noi cresciamo in un ambiente politico in Italia che mediamente è quello è di un tipo, ok? E quando sei giovane, frequenti licei, hai una posizione che tendenzialmente è indotta ad avere dei sentimenti pro qualcuno, ok? In questa faccenda che tu hai citato del Medio Oriente. Il problema è che comunque dei cazzo di criminali fanatici religiosi estremisti non sono la risposta, cioè anche ammesso che ci sia stato un abuso iniziale che durasse da 70-80 anni in quella zona, indipendentemente da chi si abita, non si abita dall'inizio, mettere le bombe... Attento Teo che deve essere partito il l'auricolare, che sento disturbato. Mi senti meglio? No, sempre un po' avvattato. No, se no, se vuoi staccali, al massimo chiudo io il mio microfono. No, adesso sei silenzioso. Adesso mi senti? Sì, un po' ovattato, però ti sentiamo, va tranquillo. Sento più, adesso... non sento più tempo. Adesso ti sento bene, adesso, ok. Mi senti bene? Sì, sì, perfettissimo. Ok, e questi sono gli hacker russi, allora qualcuno direbbe. Potrebbe essere proprio in questo momento, però quello che stavo dicendo, allora vado al sodo, perché i missili non sono una soluzione, indipendentemente da chi abitava, non abitava, è nato lì, non è nato lì, a parte che noi non lo cazzo sappiamo esattamente chi abitava lì, perché, chi aveva le case, chi ha il diritto, non ha il diritto. Secondo me la gente ha il diritto di vivere dove sta sempre e comunque. E quindi le coltellate da una parte, gli embarghi sul cibo, su qualsiasi cosa, così come le bombe, eccetera, è tutto merda. Perché il sangue è lo stesso colore, punto. Per cui indipendentemente da tutto, cioè è vero, e anche nel momento in cui dovessimo definire, ok, lì ci abitava quella gente lì, hanno diritto di vivere loro, e per carità, è probabile che la mia posizione sia esattamente quella, io non lo sto negando, sia molto vicina a quella. Però come cazzo lo risolviamo? Con i missili? Cioè, non funziona. È quel discorso, ti ricordi, di una bomber? Andiamo a... come mai la società liberale, moderna, consumista, decide sempre di fare in modo di dire, ah, io prendo la parte sua, però faccio la guerra, faccio gli scontri. Ma scusa, ma se tu stai prendendo la parte di quella minoranza, forse è meglio parlare per il bene di quella minoranza, non fare gli scontri. Perché forse allora il tuo obiettivo è un altro. Lo so. E ancora una volta, mi senti adesso, Teo? Mi senti? Non mi senti? Sì, sì. Ah, ok. Che ancora una volta hai confermato che una bomber comunque resta il leitmotiv di questa rubrica. Effettivamente è così come hai detto, per quanto mi riguarda, naturalmente. E qualsiasi presa di posizione, diciamo, cristallina, ovviamente preclude qualsiasi tipo di possibilità di comunicazione. E cioè, questo è inevitabile. E purtroppo è quello che io evinco, che vedo, che percepisco ogni volta in cui succedono cose di questo tipo. Io penso che magari ci siano persone che hanno ascoltato questo pezzetto di trasmissione, lo ascolteranno e diranno, cazzo, che cazzo sta dicendo il Teo? Cioè, Teo, io conoscevo il Teo per altre posizioni, eccetera, però ecco, per fortuna magari si riesce a diventare un pochettino più saggi, ecco, un filino, non dico tanto. Era un filino, ecco, non, è chiaro che non mi piace il fatto che qualcuno strumentalizzi magari milioni e milioni di morti per ergersi a io adesso ti tolgo l'acqua, ti tolgo tutto, eccetera, perché io sono il capo di tutti, ho l'esercito più potente del mondo, però se dall'altra parte si rispondono quei cazzo di coltellate e missili, cioè dove vogliamo andare? E il tutto sottolineato da una stampa che a turni, no?
è una stampa che fa il vittimismo piuttosto che il sensazionalismo, che è il cerchio, per quello che poi c'è sempre lì una bomber. Alla fine, Teo, il fatto è che ognuno ha sempre la sua morale e per ognuno la propria morale è quella giusta. Fin quando resteremo con questa convinzione non ci schioderemo mai, ma a partire dalle mura di casa, fino a tutti gli affari geopolitici di questo mondo, ma a partire dalle mura di casa. Economia cioè. Umilmente è questo il motivo anche per cui noi lanciamo una rubrica del genere, perché ti lancio lì un'altra cosa, visto che vedo che siamo arrivati a un'ora, poi facciamo un colpo di telefono. Però anche quest'uomo qua, Niccolò Gianni, che è stato l'ideatore e colui che ha strutturato quella che viene chiamata la scuola di mistica fascista, quindi una serie di scritti, di ricerche dal punto di vista esoterico e politico, che ovviamente si allineavano innanzitutto al concetto di duce, all'utilizzo della figura del duce come qualcosa di quasi deistico, okay, fideistico, però rimane il fatto che le ricerche dal punto di vista esoterico sui Rosa Croce, sulla massoneria, su una certa scienza di tipo teosofico, di cui sicuramente potrà dirci qualcosa un giorno in maniera dettagliata il nostro fantastico Dagon, e su tutto ciò che si collegava in termini mistici al movimento fascista, è stato qualcosa che incredibilmente approfondito e ricercato, così come gli scritti poi del rifiuto della società borghese capitalista di Julius Evola, il razzismo dello spirito di Julius Evola, quindi la rappresentazione del in realtà non esiste un uomo nero, bianco, giallo, eccetera, esistono cattivi uomini e buoni uomini in funzione delle loro condizioni, strumentalizzato anch'esso ovviamente in termini fascisti, ma non esattamente in quella posizione lì. Queste sono posizioni che, se noi vogliamo tenere la solita il solito discorso del dentro fuori, non arriveremo mai a scoprire, non arriveremo mai a studiare. È come il solito qualcuno che mi viene a dire: no, io non leggo, Céline, Autostrada al termine della notte, per un certo tipo di esistenzialismo di stampo probabilmente filo nazista, che anche qua Gliene hanno dette di tutti, di tutte. cioè tu non leggi Céline perché ti vuoi precludere una fetta importantissima di letteratura, e quindi secondo Beh. me, permettimi, non leggi Céline, se non lo leggi per questo non lo leggi perché sei un coglione, Vogliamo parlare anche scusami. di Heidegger? Sì, Stesso Heidegger, discorso. esatto. Silvania ci O dice: so D'Annunzio. cattiva, o D'Annunzio, grandissimissimo D'Annunzio, anche lì, cioè, queste cose qua sono evidenti, ma se ci fermiamo a quello, e non vuol dire, cioè, così come non vuol dire che quella roba lì sia di quel colore, non vuol dire neanche che se io lo leggo sono di quel colore, cazzo, vuol dire che io devo leggere qualcosa che mi piace e che ha arricchito come antenna da quell'universo delle idee, ha tirato giù delle cose che qualcun altro non ha tirato giù perché le ha tirate giù in maniera diversa e noi le buttiamo via. Cioè, qua non si sta decidendo se ascoltare i Doors o ascoltare gli Acqua. Anche se poi uno potrebbe dire, magari anche gli Acqua hanno fatto qualcosa di buono dal punto di vista musicale. Per cui chi lo sa, certo, magari non come i Doors, però sai, la Mi stai prendendo la sensibilità è. sprovvista, gli acqua sono quelli di Barbie Girl, giusto? Sì, I'm a Barbie Ah, girl in a Barbie ok. world, esatto. Beh, erano i primi vocoder, dai, qualcosa di innovativo magari lo hanno anche fatto, chi lo sa. Guarda che Dai, Silvania ci questa. scrive: se è cattiva se dico che anche Dio ha i suoi morti avendo creato Lucifero. Non ho capito bene il senso della domanda. Guarda che non ti sto prendendo in giro, Silvania, perché è la seconda volta. Ti chiederei di specificare, perché dovessi rispondere così, io ti risponderei a priori che bisogna sfidare un cristiano che abbia voglia di leggere la Bibbia di Gerusalemme
e anche tutti gli scritti dei Vangeli apocrifi, eccetera, e sfidarlo a cercare un solo morto provocato da Lucifero. Quindi, perché tutti i morti nella Bibbia di Gerusalemme, nei Vangeli apocrifi, negli scritti antichi, negli scritti corrispondenti in Asia, negli scritti degli indiani d'America, negli scritti degli aztechi, in tutti quelli che insomma hanno più o meno visto quelle persone lì, una cosa è certa: c'erano due persone in lotta, una delle quali aveva simpatia per la creazione fatta qua sulla Terra, l'altro invece fondamentalmente ha detto io ti do il libero arbitrio, però poi lo devi usare come cazzo dico io. E quella persona, insomma, non è Lucifero. Ecco. Sì, volevo dire a Silvania che cioè veramente apri la porta dell'inferno veramente con questo tipo di domanda a Teo, e magari ci sarà anche spazio in questa rubrica per parlarne. Poi volevo anche aggiungere che Lucifero come diavolo è rappresentato anche negli arcani maggiori con le ali, tra l'altro, e quindi Lucifero che cerca di tornare su per ritornare angelo dagli inferi, perché lui vuole tornare alla sua vera natura, quindi ricordiamoci che è un angelo. Sì, però qua, è l'angelo, ragazzi... è colui che porta la luce prima della luce del sole, quindi è, insomma, ed è tra l'altro estremamente legato. Lui ha semplicemente detto noi li abbiamo creati questi esseri umani per utilizzarli, perché questo pare essere, non si sa come, io non posso andare giù a divertirmi con loro. Li posso eventualmente anche possedere, posso fare qualcosa con loro, mentre tu puoi minacciarli, puoi influenzarli, puoi picchiarli, puoi le donne all'interno dell'ambiente ebraico, cristiano, eccetera, devono tenersi i capelli coperti, perché alcuni di questi giganti angeli si arrapano e vorrebbero eventualmente smembrarle se li vedono con i capelli, cioè nel senso, questa è tutta gente di colui che ha detto no, tu non puoi separarti da me, cioè colui che si è separato ha semplicemente detto io voglio tentare di cantare per i fatti miei e vedere se qualche umano canta con me. Però questa è una visione parziale mia, eh? oddio, gli scritti ci sono. Però possiamo dire a Silvania e a tutti coloro che ci stanno seguendo che ci sarà occasione di approfondire anche questi argomenti durante questa rubrica. Io credo proprio di sì. Seguite, assolutamente, seguite. Assolutamente. E... No, dimmi. No, è che sentivo un telefono suonare prima, però non so se sta ancora suonando. Sì, no, perché mi sa che mi ha chiamato, mi sa che mi ha chiamato lui, però provo a richiamare io, perché okay. Adesso... vediamo di togliere il nostro sottofondo musicale, così facciamo sentire eventualmente la telefonata in maniera chiara ai nostri amici, perché provo a fargli un altro colpo di telefono. Stasera mi aveva detto che era in realtà riunione di condominio, una roba del genere. Ah, ok. Quindi... nel frattempo ti metto a schermo intero, che così ti lascio un po' di privacy. Queste sono cose gigantesche, probabilmente mi chiamava per darmi qualche considerazione. Vediamo un po' col nostro crack apart phone. Tra l'altro l'amico Dagon mi ha detto cazzo, un telefono veramente old school, esattamente un telefono dei primi Telecom, Dagon, non SIP, ma riadattato da me alla comunicazione medianica. E crack apart devil phone, andiamo a fare il numero, vediamo un po'. Il fatto che suoni sempre libero mi fa pensare che abbia un centralino. Ecco, sì, parlavamo del centralino. Ti ho rotto le scatole? Volevo ci dicessi qualcosa. Ma lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. Va bene, dai, ti metto in play, Lu. Abbiamo Lu, ma al solito, e ti... la tua celebrità, sì, ma basta con la celebrità, e ne stavamo parlando proprio un secondo fa, libertà, celebrità, eccetera, diglielo che non hai ucciso nessuno. Va bene, dai, eccolo qua, vai Lu! Ehi là, ciao Teo e ciao a tutti, tutto bene? Ho visto che state parlando di eroi, che cosa vuoi che ti dica? Più eroi di me? Onore, gloria, amore e orgoglio. Beh, onore,
Onorevole nella battaglia, gloria, la gloria dell'uomo che porta la luce prima della luce del sole. L'amore, amore per tutte le persone che io ho portato con me in questa battaglia, amore per voi, e io sono un umanista e orgoglio. Beh, c'è chi ne ha parlato molto male del mio orgoglio, quindi sto seguendo veramente le tue trasmissioni con interesse. Spero che abbiano qualcosa da chiedermi i tuoi ascoltatori, i tuoi amici. Ma io adesso infatti li sto spingendo e adesso farò qualche sondaggio, vediamo un po' se vogliono chiederti qualcosa così come facevamo su Instagram, come facciamo ogni tanto su Instagram, insomma, che tu gli possa rispondere direttamente. Va bene, dai, un ultimo saluto e poi stiamo andando, siamo tardi, abbiamo tirato tardi stasera lui. Va bene, dai, salutali. Ok, eccoli qua. Vai, vai pure. Sì, vai. Tra l'altro questa sera ti saluto in fretta, ma sono veramente fiero che tu abbia trattato gli eroi con questo equilibrio, con questa trasparenza, oggettività. Che bella parola, se venissi trattato anch'io con oggettività. Dai, passate una buona nottata e come al solito vi aspetto, con ansia, con ansia. Un bacio a tutti. Un bacio anche a te, Lu. Va bene, dai, ci sentiamo venerdì probabilmente, venerdì 13. Ciao ciao, Lu. Ciao ciao, buona serata, grazie. Oh, che dire. Meraviglioso. Molto marziale stasera, probabilmente è stato colpito Sì, molto dal. zen, molto zen, molto zen. Sì, Saggio. sì, ma ti ha detto. Non potevo commentare, però Silvania mi ha detto che ha letto il tuo commento: non esiste una Bibbia originale. È assolutamente d'accordo, eh. Lui ce le ha tutte, non ha idea di che libreria. Lui abbia, per cui probabilmente è solo un romanzo. In realtà, secondo me, non è un romanzo e neanche secondo lui, ma sai, questo riferimento è stato, voglio dire, edulcorato, sì, ma guarda caso, i riferimenti sono quasi sempre quelli in tutte le culture di tutti i tempi, quindi qualcosa ci deve essere probabilmente. Ecco. Grande Lu, come sempre, e sono sempre contento se sono qui ad assistere in diretta alla sua Adesso telefonata. speriamo che qualcuno fate delle domande, poi fatemele, passatemele come ha chiesto lui anche attraverso Instagram, io gliele inoltro e vi faccio dare delle risposte personalizzate. Io la vedo, vedo calma, vedo calda Silvania su una domanda per lui, Antonietta, Andrea. Andrea, sono contentissimo di averti qua. Gaetano, ti vedo caldissimo su qualsiasi domanda. Lu, io e te sappiamo benissimo. Morgana, nuovo arrivo, grazie mille per la tua presenza. Insomma, ragazzi, lui risponde a tutti. Non è come qualchedun altro che fondamentalmente dice: mi faccio i cazzi miei e se tu non fai le cose giuste, magari ti mangio anche. Ecco. Teo, che dire? Ti rivedremo allora questo venerdì, probabilmente, giusto? Sì. Sei stato un grande comunque per aver tenuto botta tutta la serata, nonostante il mal di gola, nonostante la tosse, e senza bere un goccio d'acqua. Non hai bevuto un goccio d'acqua. Che dire? Sì, ma guarda che tra l'altro ho fumato quattro sigarette in tutto il giorno, per cui sono stato un eroe. Sì, e devi A avere la gola proposito in fiamme dell'eroe, come l'inferno in questo cioè. momento. Per cui, esatto, per cui, no, vabbè, sì, credo proprio ci vedremo, non vedo motivo di non fare la puntata venerdì, anche perché è venerdì 13, quindi a meno che io non abbia un tracollo, ma insomma non ho neanche la febbre, quindi io ti ringrazio, ma è necessario perché mi piace fare quello che stiamo facendo, quindi e sono contento di farlo con voi. E sono contentissimo anch'io. Teo, alla prossima e salutiamo tutti coloro che sono stati con noi. Siamo veramente felici di questo. Ci vediamo per la Salutami prossima, botteguccia.
Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao ragazzi. Sì, ciao ciao ciao.